Ciao ragazzi, sono tornata! Ok, alcuni di voi saranno tristissimi da questa cosa perché sono realmente tornata adesso e posso ricominciare a fare video, posso ricominciare a fare recensioni, quindi sono finalmente felicissima perché devo dire che in questo anno in cui non ho potuto fare molti video ne ho sentito tanto la mancanza, perché mi sentivo come se stessi facendo qualcosa però mi mancasse una cosa fondamentale della mia vita. Infatti appena ho potuto, rieccomi qua, felicissima di ricominciare, veramente. Sono successe tantissime cose, tantissime cose sinceramente le sapete, perché se mi seguite su Facebook o su Instagram sapete tutto quello che faccio, diciamo. E, avrò modo di fare un video poi con tutte le esperienze, con quello che volete sapere, basta che mi facciate delle domande qua sotto questo video e io cercherò di rispondervi in un video, veramente, perché tanto so che tantissime di voi mi devono fare 1,5 milioni di domande sulla VCM, sugli esami, sulle sfilate, sui trucchi sposa, su un sacco di cose, quindi sono veramente prontissima a rispondere a tutte le vostre domande. Mentre quello di oggi sarà un video un pochino più curioso, diciamo, perché non volevo dire utile, perché di utile non ha moltissimo, però è un po' più curioso perché vi volevo far vedere i miei acquisti da MAC e da Make Up For Ever, perché avevo messo una foto su Facebook e su Instagram e quindi voi eravate molto curiosi, giustamente, e vi voglio far vedere che cosa ho comprato per le mie spose, diciamo, le mie spose in generale. Poi ho comprato anche altre cose, però siccome adesso ho veramente diverse spose da fare in questi mesi, ho voluto comprare dei prodotti che mi potessero aiutare a 360 gradi, perché ho già tantissime cose, però mi mancavano quelle piccole cose che mi servivano anche magari in sfilata, e quindi li ho voluti comprare. Tra parentesi, piccola parentesi, perché tanto tantissimi di voi me lo chiederanno sicuramente, ho fatto l'esame in BCM, è andato tutto bene il 25 giugno, domani che è il 10 vado a Milano e mi sapranno dire con quanto sono passata, perché ancora non lo so, e mi daranno il diploma provvisorio, quindi incrociate le dita per me, domani saprò, vi farò sapere tutto tramite Instagram e Facebook. Allora, iniziamo con gli acquisti. Dunque, parliamo un attimo del discorso spose. Io ho fatto spose anche in questi anni in cui non ero makeup artist professionista, perché tante ragazze mi contattavano tramite YouTube e sapevano benissimo la mia vita qual era e volevano comunque avermi come loro truccatrice, quindi era una cosa che mi faceva talmente tanto piacere che assolutamente non avrei mai detto di no. Adesso però che comunque faccio questo a livello proprio professionistico, diciamo, professionistico si dice, professionistico, vabbè, e faccio comunque tutto quanto in maniera molto più professionale ovviamente rispetto a anni fa, ho diversi prodotti in più e li conosco in maniera molto diversa, quindi ho voluto comprare determinate cose anche per il fattore sfilate, perché durante la Fashion Week milanese maschile, quindi in giugno, sì, in giugno, ho fatto tre sfilate, ho fatto Moncler, ho fatto Rocco Barocco e ho fatto un altro show di Moncler, e erano tutti uomini, però tantissime cose si riflettono poi anche sulle donne, tant'è che in Rocco Barocco c'erano due ragazze, due modelle, e i prodotti comunque erano gli stessi, anche il capo truccatore voleva gli stessi prodotti. Quindi adesso vi farò vedere un pochino le cose che ho acquistato. Per quanto riguarda le spose, ho realizzato anche un profilo su www.matrimonio.com, quindi se volete qualche informazione sui prezzi, eccetera, eccetera, potete andare sul mio profilo, ve lo metto nell'info box qua sotto. E ovviamente mi potete fare tutte le domande che volete anche per quanto riguarda il trucco sposa, mi potete contattare sia tramite matrimonio.com mandandomi messaggi privati, quello che volete, e niente. Vi dico già che tantissime foto di spose recenti non ce le ho, perché avevamo fatto una collaborazione col fotografo e il fotografo mi deve ancora inviare le foto, quindi attualmente non ho tantissime foto di trucchi sposa, però insomma diverse foto le avete e comunque vi potete fare un'idea. Dunque, inizio, scusatemi, saranno già non so quanti minuti di chiacchiera inutile, avete ragione. Allora, ho acquistato, inizio da Make Up For Ever, che sono un pochino meno prodotti, ma perché avevo già diverse cose di base di Make Up For Ever e quindi non avevo bisogno di acquistare chissà quanto. Dunque,
Dunque, ho acquistato un paio di ciglia finte che in realtà, ecco, inizio proprio dal prodotto che non mi serve né per le sfilate né per le spose, perché è molto raro che le spose utilizzino delle ciglia finte a banda intera, perché c'è comunque il rischio durante il giorno che un minimo si possano staccare, perché ci si stropiccia oppure ci si bacia, ci si stringono un pochino gli occhi, e se una persona non è proprio appassionata di trucco e comunque non le utilizza abbastanza spesso, si evitano di solito quelle a banda intera, ma si usano quelle a ciuffetti. Queste qua comunque le volevo comprare perché sono molto molto naturali, insomma, molto molto naturali, insomma, non sono proprio naturalissime, però sono molto belle secondo me. Sono le numero 157 di Make Up For Ever. E sono delle ciglia finte che mi piacciono moltissimo, le sto riacquistando sempre perché le trovo molto molto belle, sia a livello di texture che a livello di effetto sull'occhio, mi piacciono veramente tantissimo, e quindi ho comprato queste, ma non c'entrano proprio niente. Dunque, invece per le spose ho acquistato queste due matite labbra, che sono la numero 1C e la numero 2C. Perché? Perché le spose spesso vogliono le labbra abbastanza naturali, cioè la maggior parte vogliono le labbra molto naturali. Però bisogna stare attenti perché, ad esempio, io amo come prodotto il... come si chiama? Rouge qualcosa di Make Up For Ever, che è praticamente la doppia tinta, da una parte lucida e dall'altra parte c'è proprio il colore della tinta. Però trovo che i colori nude spesso smuoiano molto, cioè io ho un colore nude che adesso non mi ricordo il numero, ma ve lo farò poi vedere nel prossimo video, che secondo me smuore moltissimo ed è una cosa che non mi piace molto, né tutti i giorni, figuriamoci il giorno della sposa, no? Quindi per ovviare al problema spesso io faccio anche tutte le labbra con delle matite molto molto resistenti, come ad esempio le Aqua Lip di Make Up For Ever, e poi sopra si va o con un rossetto matte nel caso vogliamo l'effetto opaco, o un lucida labbra nel caso si voglia l'effetto lucido, o un rossetto lucido, insomma a seconda delle esigenze, ovviamente con sotto una bella base di primer e la matita per le labbra. Quindi ho comprato queste qua due, che sono super naturali ma molto molto belle, una un pochino più tendente al rosa e una un pochino più calda tendente all'albicocca. Colori ve li faccio vedere. E sono veramente molto belle secondo me queste qua, anche perché una volta fatte le labbra, eccole qua, non so se vedete i colori, sono la 2C e la 1C, la 1C è quella un pochino più chiara, e si fissano e danno veramente una buona stabilità al trucco, quindi mi piacciono tantissimo queste qua. Poi ho comprato mi hanno dato due campioncini di degli acqua cream, che poi tra parentesi questo qui nel centro invece in realtà io l'ho comprato proprio intero, quindi vabbè, però sono carinissimi, ci mancherebbe altro. Ho comprato il Brow Seal. Il Brow Seal, che praticamente è semplicemente un mascara colorato appositamente per le sopracciglia, e queste qui sono veramente fondamentali per i make up sposa, ma anche in sfilata, soprattutto anche magari agli uomini, perché serve veramente per pettinare le ciglia ma non dare l'effetto di super patinato, super tinto, e non è bello come effetto. Quindi se una, magari una sposa ha già di su delle belle sopracciglia, basta semplicemente una pettinata col Brow Seal e rimangono comunque belle al loro posto per tutta la giornata. Quindi ho comprato il Brow Seal. L'Aqua Seal, e voi dite che cos'è l'Aqua Seal? L'Aqua Seal è praticamente questo prodottino che con ad esempio gli acqua cream, come questo che ho comprato, il numero 13, che è bellissimo, è un colore molto molto luminoso, bello 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 anche per fare da base come per trucco sposa, che anche se non è opaco, perché come saprete il trucco sposa di solito si rifà alle regole del trucco fotografico, quindi dovrebbe essere opaco, tanto totalmente opaco il trucco sposa è rarissimo che sia, anche perché comunque la sposa si vuole vedere un pochino luminosa, diciamo. Quindi utilizzando una base come questa ad esempio e poi andando sopra con un ombretto opaco, l'ombretto risulterà comunque un pochino più luminoso rispetto all'opaco e si risolve il problema delle foto che magari risultano tutte sparaflesciate se invece sono troppo luminosi gli ombretti, capito? Questo qui è, secondo me è bellissimo, ma veramente bello, e si può utilizzare sia per le persone con la carnagione molto scura, poi scurendolo con un ombretto opaco un po' più scuro, un po' più caldo, sia per quelle veramente molto chiare, perché di base è molto molto chiaro, quindi si riesce a modulare benissimo. Questo colore è un must have secondo me per tutti, anche ad esempio per tutti i giorni, secondo me questo è bellissimo da mettere solo sulla palpebra mobile con un pochino di mascara, dà veramente un effetto molto molto sano all'occhio, quindi è bellissimo.
e appunto l'acqua seal serve per diluire il prodotto. Questo per cosa serve? Allora, diciamo che comunque gli acqua cream non sono prodotti che servono solo come ombretti sugli occhi, ma dovrebbero essere un all-over, quindi può essere utilizzato come illuminante, potrebbe essere utilizzato per assurdo sulle labbra. Ora, non questo colore, ma ci sono dei colori che sono studiati appositamente per tutto il viso, quindi sia per labbra che per guance che per occhi. E questo serve moltissimo perché, ad esempio, se vogliamo utilizzarli come eyeliner, serve un qualcosa per diluirli un po'. E c'è l'acqua seal appositamente della Makeup Forever che serve a diluire il tutto. Quindi ho comprato anche questo perché mi può sempre servire. E comunque è un diluente utilissimo per qualsiasi altro prodotto e in più è per i prodotti waterproof, quindi rende veramente il prodotto molto molto resistente. Mi hanno dato anche un bel mascarino da provare, lo Smoky Lash. E basta, direi, perché avevo finito da Makeup Forever. Sì, anzi, no, scherzavo, l'avevo lasciata fuori, infatti me la stavo dimenticando. Ta-da-da-da! Questa l'ho comprata non propriamente solo per spose o sfilate, però secondo me è bellissima. È una palette stupenda della Makeup Forever che c'è adesso, uscita appunto quest'estate, che è la Technicolor ed è veramente molto bella. Sono questi colori, tutti opachi tranne questo qua, che assomiglia molto a Virgin della Urban Decay, ed è, oh scusatemi che magari là non era a fuoco. Solo questo qua non è opaco, totalmente opaco, ed è una palette super pigmentata, è veramente una cosa spettacolare. E ha due pennellini all'interno che non sono niente male, sinceramente, sono molto utili da portare in giro. E trovo che abbia, ovvio, ha questo range di colori che sono molto molto bright, però si riescono a fare sia dei look molto molto naturali utilizzando questi tre colori assieme al nero, molto sfumati. Io riesco veramente a fare dei look super nude con magari una particolarità, una linea di eyeliner colorata oppure la parte sottocolorata. È una bellissima palette, ha degli ombretti, sono veramente degli ombretti di un livello molto 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 alto. Bellissima palette che io utilizzo già da un mesetto e mezzo circa, diciamo. Questo cosa vuol dire? Che questa qua quindi io l'ho comprata per voi. La Technicolor, che secondo me è bellissima. L'ho comprata per voi perché io, in questo periodo in cui non ci sono stata, mi sono accorta che ho raggiunto le 50.000 iscrizioni, quindi vi volevo assolutamente ringraziare di cuore, veramente. Grazie mille. Non so, boh, avete continuato a iscrivervi anche se il mio canale era veramente fermo, strafermo, col freno a mano, quindi vi volevo ringraziare un pochino. E quindi vi ho comprato questa palettina qua. E come al solito, come funziona ormai con i miei video, io sceglierò poi un commento e a cui manderò questa palettina qua e la vincitrice, no, non la vincitrice, scusate, la ragazza che sarà la fortunata a cui regalerò questa piccola palettina verrà scritta nell'info box comunque, diciamo che avrete più o meno boh, un paio di settimane di tempo. Quindi spero che vi piaccia questa palettina. Bene, e Makeup Forever ho finito e poi sono andata da MAC, dove veramente mi sono svenata, totalmente svenata. Piccola parentesi, Makeup Forever ho il 35%, ovviamente MAC ho il 40%, perché adesso essendo Makeup Forever, essendo Makeup Artist professionista, ho gli sconti ai due store principali, diciamo. Cioè MAC no, scusatemi, a tutti i Mac Pro, mentre Makeup Forever soltanto in Vittorio Emanuele. Allora, da MAC ho comprato 4 ombrettini opachi, totalmente opachi, perché mi servivano come base per vari trucchi sposa. Allora, ho comprato un marrone corduroy, non so come si dice, scrivetemelo qua sotto, corduroy, diciamo, ed è, ecco, ve lo faccio vedere così, ed è un marrone comunque molto base, abbastanza caldo, non è freddo, anche se lì magari sembra un po' freddo, ed è ottimo per tutte le pieghe dell'occhio, per intensificare un po' la linea delle sopracciglia, delle ciglia, nel caso si volesse un trucco molto naturale, ed è ottimo anche appunto per le sopracciglia, per ridefinirle nel caso si abbia un marrone molto simile a questo. Ho comprato anche Samoa Silk, che è bellissimo, è un colore albicocca molto molto bello che scalda qualsiasi tonalità di pelle, quindi se amano, le spose amano magari questi colori, questo secondo me è un ottimo colore, bello 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 bello. Io l'ho praticamente finito l'altro, ne avevo già comprato un altro e l'ho finito, quindi l'ho dovuto ricomprare. Poi ho comprato Texture, che è invece questo marroncino color biscotto caldo,
Ottimo, anche questo per le pieghe dell'occhio. E infine ho preso Kid, che è invece questo qua, che rispetto agli altri è quello un pochino più smortarello, diciamo. Invece è ottimo se magari non vogliamo avere un punto luce troppo forte, oppure la palpebra mobile troppo chiara. Questo qui è bellissimo, sono veramente dei passepartout per qualsiasi trucco nude, o comunque come base per un trucco sposa, sono bellissimi. Poi, ora, qualcuno di voi dirà: te sei una matta, sei una scema assurda, lo so anch'io. Guardate che ho comprato, già, se voi mi conoscete sapete che io odio questi fondotinta, e addirittura ne ho dovuti comprare tre, perché ho dovuto comprare le varie tonalità di pelle. Ho preso una chiara, una scura e una intermedia. Perché in sfilata si usano praticamente soltanto face and body? Me l'avevano detto, però io non ci credevo, dicevo: dai, non è possibile che utilizzino solo face and body. E praticamente invece sì. Allora sono arrivata alla conclusione di prendermeli. Allora, mi sono resa conto che sugli uomini funzionano veramente molto bene, ma perché gli uomini non hanno bisogno di gran fondotinta. Quindi, ok, per gli uomini funzionano benissimo, però purtroppo, o per fortuna, ci sono capi truccatori che anche per le ragazze vogliono dei fondotinta molto molto leggeri. Se hanno delle discromie forti di pelle, si va sotto con dei correttori molto molto pesanti, quindi preferiscono avere correttori pesanti e fondotinta leggeri. Quindi ho comprato i Face and Body. Rimango della mia idea, ragazze, se voi li doveste comprare per tutti i giorni, a me non piacciono questi fondotinta, non mi piacciono. Però per determinate occasioni, ad esempio anche per delle spose con delle bellissime pelli, bellissime, si possono utilizzare anche face and body. Magari possono piacere alla sposa, non so. Ho dovuto comprare anche face and body. Ma vi ripeto, io rimango della mia assoluta idea, Piccolo pennellino MAC, ho preso il 130, che è questo qua piccolino, e si usa tantissimo, l'ho visto tantissimo a uno dei miei capi truccatori in sfilata, per correggere all'ultimo, proprio prima che entrino in passerella, le occhiaie, poco cipria, da darli nei punti T, nella zona T, e è molto molto piccolino, ottimo secondo me. Ancora però non l'ho usato, e Ornella, che ti mando un bacione, Ornitorella, mi ha detto che a lei perde peli, continua a perdere peli, quindi ancora non l'ho provato. Vedrò un pochino come si comporterà con me. Il mio capo truccatore però mi sembrava che funzionasse veramente molto bene. Magari, speriamo che mi sia capitato bene, perché con quel che costa sto pennello. Poi ho comprato un Mini Fix Plus, perché è ottimo da portare in giro. Lo utilizzo come fissaggio per il trucco sposa, per intensificare gli ombretti. Lo conoscete benissimo il Fix Plus. Ho preso la mini taglia, quella piccolina. Vedete, questa è la taglia grande del Fix Plus. Questo non è Fix Plus, ora ve lo faccio vedere. E questa è la taglia piccolina. Ho preso quella piccola. Poi ho preso una matita marrone super waterproof, adatta a tutti i tipi di occhi che lacrimano, perché sono delle matite che si fissano tantissimo. Adesso ve lo faccio vedere. Ecco, qui ho messo la marrone, adesso la lascio fissare un attimo e dopo vedrete che non va via con niente. Stessa cosa vale anche per le matite labbra di Makeup Forever. Quando si fissano, si fissano. Bene, poi ho comprato lo Splash Proof Lash, che sembra lo Splash Proof Lash, che è un mascara waterproof della MAC, e è molto molto bello perché fa comunque delle ciglia abbastanza voluminose, nonostante sia un super waterproof, che senza lo struccante waterproof questo non cola assolutamente. Ottimo per tutte le mie sposine che magari si commuovono, e allora con quello si può andare tranquilli. Poi, penultimo prodotto, anche perché mi sto veramente svenando, ho comprato questa bellissima palette di correttori. È la medium, ci sono altri tre colori, ne volevo comprare anche quella un po' più scura, però purtroppo era finita, e c'era quella ancora più scura, era veramente tanto scura. Quindi ho comprato questa, perché secondo me è molto molto utile, perché è piccola, si porta dietro molto bene, guardate, vedete, è proprio piccolina. E ci sono dentro veramente molti colori che sono adatti alla maggior parte delle carnagioni, e in più con questo giallo e questo rosa, che sono molto chiari, non so se lo notate, si possono schiarire gli altri correttori. Da quello che so, sono molto 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 simili agli Studio Concealer, quindi sono agli Studio Concealer, si chiamano, madonna, c'ho un po' di vuoto di memoria oggi, si nota, quindi sono veramente molto coprenti.
ottimi per tutte le discolmie, magari brufoletti vari. E io personalmente mi trovo molto bene anche nella zona occhiaie, perché riesce comunque a uniformare moltissimo tutto quanto. Quindi ho comprato questa qua. E per ultimo ho comprato il Chilled Water della linea Mineralize della MAC. Che cos'è? È un'acqua che io sto usando da più di un anno oramai, l'ho ricomprata perché mi sono trovata benissimo. È un'acqua con dei minerali all'interno che riesce veramente a dare un effetto molto molto luminoso alla pelle e fissa come il Fix Plus, però in più dà questo finish molto molto vellutato e luminoso. Vi assicuro che è veramente un bel effetto, soprattutto sulle spose che magari vogliono fare le foto un pochino più luminose, anche sul corpo è bellissimo, è veramente un prodotto molto molto bello che io promuovo assolutamente, soprattutto per certe occasioni. E ad esempio d'estate è molto bello spruzzato sulle gambe, spruzzato sul corpo, perché ha queste piccole, proprio piccolissime particelle riflettenti, ma non so come dirvelo, non è che vedrete glitter, non vedete mai glitter, è proprio un effetto che dà alla pelle e la rende veramente molto molto più luminosa, vi assicuro, è veramente molto più bella. Ora fate conto che io in più c'avevo lo sconto del 40%, anche perché altrimenti tutte queste cose sarebbe veramente, ci sarebbe voluto veramente un mutuo. Però è una cosa che ho detto anche su Instagram. Fino a poco tempo fa era una passione la mia e non ho mai, e vi dico mai, speso così. Ah, tra parentesi, scusatemi, vi faccio vedere che. Oh no, cacchio! Vabbè, mi si è sporcato un pochino perché c'avevo il dito sporco di acqua cream. Però se vedete, non viene veramente più via. È un'ottima matita. È una cosa che ho detto anche su Instagram. Non ho mai speso nella mia vita così tanto come ho speso quel giorno da MAC e Makeup Forever. Mai. E vi dico questo, per me personalmente, mio parere personale, spendere 200 euro in cosmetici se non è la tua professione è uno spreco di soldi, ma per me, cioè io non l'ho mai fatto, nonostante fosse veramente una mia passione, una delle cose più belle, mi è sempre piaciuto tantissimo acquistare cosmetici. Ognuno dei suoi soldi fa quello che vuole, cioè è venuta un pochino una discussione su Instagram su questo tra varie ragazze. Però per me non è una cosa condivisibile, io te puoi fare quello che vuoi, però se mi chiedi la mia opinione ti dico che secondo me sono soldi che stai buttando all'aria, perché non riuscirai mai a finire tutte queste cose, cioè è impossibile, è veramente impossibile. Quindi io vi dico, io è stato anche uno sforzo economico, perché comunque non è un periodo roseo questo per nessuno, lo saprete bene. Quindi vi dico, io a me servivano per lavoro, purtroppo per fortuna, diciamo. Quindi, questi qui sono i piccoli, piccoli, gli enormi acquisti che ho fatto. Vi ricordo che se volete questa qui, io ve l'ho comprata per voi, ti spero che vi piaccia. E basta, tutto qua. Penso di aver finito, noi ci vediamo prestissimo nel prossimo, perché tanto adesso state pur tranquille che vi sommergerò di video, promesso. E devo anche fare diverse recensioni, devo ovviamente fare il video sulla BCM, promesso, vi farò tutti i video che volete. Tutte le domande che mi volete fare in generale, veramente in generale, su quello che è successo o qualcosa di specifico, mi lasciate un commento qua sotto, io vi risponderò a tutto nei video che servono. Se serve posso fare un video anche soltanto con le risposte alle vostre domande, veramente soltanto quello, perché penso che sia giusto così, non mi vedete da tanto, quindi magari avete tante domande da farmi. Basta ragazze, questo video è finito, sarà lunghissimo, mi dispiace, però spero che siete contente che sono tornata, perché io mi sento di nuovo a casa, veramente. Vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!